Cari amici, cari amici, era una questione di aggiustamento dell'immagine, abbiamo perso qualche secondo. Oggi vogliamo parlare di una cosa molto importante, cioè il pasticciaccio brutto della monnezza di Roma. Allora, vedo che il qui presente avvocato Cerchiara, che ci sono temi veramente importanti, se mette le mani nei che capelli, fatto della, ma non è così, è così, è uno schifo, capito? È un reato ambientale. Allora, questo è l'ultimo numero della rivista dell'Ordine dei Biologi, reati ambientali. Mi limito semplicemente a farlo vedere perché ovviamente qui ci sono moltissime cose. Al momento non mi interessa di sottolineare le cose che sono dette qua, per quanto riguarda i reati ambientali. Ma la faccenda vera è che questi reati sono all'ordine del giorno perché li attuano quelli che fanno parte della casta politica. Non è un caso che in questo passaggio di consegne dal PD, cioè da un'organizzazione di delinquenti cattocomunisti ai grillini, l'operazione sia stata portata avanti con una certa qual spregiudicatezza, diciamolo così, che però non copre il passato, perché il passato è un passato di azioni delittuose. Queste azioni delittuose sono presenti ovunque, ricordiamocelo bene, fanno parte della cricca, appunto, cattocomunista che si è impossessata del popolo italiano da una decina d'anni, e questa cricca sta facendo le porcate peggiori che si possano fare. La cosa che a noi maggiormente interessa è appunto far vedere, così qui c'è scritto, no, biologi italiani, c'è scritto quanto contano i reati ambientali. L'operazione è sempre la stessa, cioè quello di colpire l'immaginazione delle persone. Io non ho niente contro l'ordine dei biologi, ma l'ordine dei biologi ci è cascato anche lui in questa cosa. Quando noi sentiamo dire reati ambientali, noi non pensiamo a quello che avviene sotto i nostri piedi, nelle nostre strade, nelle nostre piazze, ma pensiamo a, che ne so, ai cattivacci che uccidono gli elefanti per portar via le zanne di avorio, come se il mercato dell'avorio non fosse presente nella storia dell'umanità fin dai tempi dell'antica Roma, o fin dai tempi che sono precedenti a quelli dell'antica Roma e dell'antica Cina. L'avorio è sempre stato, andatevi a vedere le statue di avorio cinesi, è sempre stato uno strumento che, come devo dire, di commercio infame. Per me è un commercio infame, perché uccidere gli elefanti e portar via l'avorio è un'infamità. Comunque, su queste cose non vorrei soffermarmi. Quello che invece che mi interessa è richiamare l'attenzione che nessuno l'ha fatto su questo fatto importantissimo, perché il reato ambientale della non raccolta dei rifiuti è reato, perché i rifiuti lasciati così sparsi per tutta Roma, e i rifiuti, cari amici, non è soltanto il cartone, voi vedete il cartone, voi vedete la plastica, ma non è soltanto questo. A parte il fatto che la plastica comunque non raccolta e non riciclata costituisce un danno ambientale rilevantissimo, ma è proprio la sporcizia in se stessa che è la causa di tutte le specie di malattie. Non a caso l'igiene, la vera igiene, è alla base del progresso dell'umanità. Quando circa una decina d'anni fa, in un dibattito televisivo, si parlava appunto del progresso in medicina, avevo con me alcune persone, fra cui i soliti medici, eccetera. Gli antibiotici, non è vero. Il progresso
in medicina è costituito dall'igiene, dalla pulizia, perché tutte le grandi epidemie, tutte le grandi malattie sono state legate alla sporcizia, alla schifezza. E questa gente qui che lucra oggi sulla schifezza è la stessa gente che faceva venire le pestilenze, chiaro? Ce lo ricordiamo bene, c'è una piccola variante, l'avvocato cercare vuol dire qualcosa, infatti mi fermo un momentino per dire questa variante. Che non è di carattere giuridico, ma che riguarda un'altra questione. Si può sospendere un attimo? Una piccola variante legata al fatto che questi cari cristiani, avendo ravvisato nei gatti, soprattutto nei gatti neri, il diavolo, li pigliavano e li bruciavano con danno generale della popolazione, ben gli venga, così continuano a credere al diavolo, così continuano a credere le idiozie raccontate dai preti. Adesso c'è l'avvocato Cerchiara che vuole fermare un momento. Sì, voglio una pausa perché ti devo fare delle domande di carattere sanitario che non c'entrano niente col... Vabbè, me la fai dopo, dai, finiamo questo. Se sono domande. Perché è urgente, perché mi sono dimenticato di prendere la medicina e non so se prenderla adesso. Vabbè, qui bisogna chiudere. Allontanati un attimo solo, e poi ritorno. Devo chiudere. No, devi chiudere per forza. No, chiudo, poi riapro, no? Poi riapro, chiudi poi. Pochi secondi.